Oggi con noi c'è Andrea Cioffi. Andrea Cioffi, Andrea Cioffi Cioffi. Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. E dicevamo, avete deciso allora cosa votare per l'autorizzazione richiesta dal Tribunale dei Ministri Salvini? Cioè, voterete sì o voterete no? No, o ni. Ni, ha detto di Stefano. No, vabbè, cioè, voi avete sempre votato sì per tutte le Noi abbiamo sempre votato sì perché pensiamo che quello che, se un tribunale, qualsiasi tribunale, chiede di processare qualsiasi uomo politico, è giusto votare sì. Certo. E quindi... Però Salvini ha detto prima sì, io vado, non ho paura di nessuno, non vedo protezione, e poi ha cambiato idea. Allora, quale Salvini? Però questa è la posizione del ministro Salvini. Non ci frega noi che... però quindi votiamo sì? Perché lei è senatore, quindi potrebbe... Se dovesse arrivare in Senato, lei voterebbe sì? Allora, quello che dobbiamo fare è... Però fatemi completare il discorso, guardi, perché già so che volete interrompere. No. Bisogna essere un po' analitici questa cosa. L'articolo di cui stiamo parlando è il 96, quindi noi dobbiamo vedere quelle che sono le cose, se l'azione è stata fatta dal governo, dal governo nella sua interezza, e viene esposta la possibilità di mandare sotto processo e quindi di fare un processo ai membri del governo, io penso che noi potremmo anche votare sì a tutti quanti, perché no? No, perché potrebbe cadere il governo se votate sì. Ma noi dobbiamo fare quello che è giusto, non è che noi dobbiamo essere attaccati alla sedia, perché dobbiamo avere paura di questo? No, ma non abbiamo mai avuto paura. Non è essere attaccati alla sedia, nel senso che... garantire anche una continuità al vostro progetto di governo. Noi dobbiamo, ma sono convinto che questo non mette in alcun dubbio, non mette in alcun rischio il governo. Noi dobbiamo fare le azioni che sono giuste, le azioni per le quali siamo stati votati, le azioni che abbiamo scritto nel contratto di governo, e questo è quello che dobbiamo fare. Sa che io non ho capito se al momento lei voterebbe sì o no, però. Prima che di decidere come dobbiamo votare, vediamo che cosa arriva in aula. Vediamo quali sono le domande. No, ma perché prima non facevate questo distinguo. Cioè, se c'era una richiesta, votavate sì, poi c'era il processo. Tant'è vero che Di Maio ha detto, vado a testimoniare il processo. Nel senso, però... perché sembra un po'... Capisco che è un momento, è veramente difficile per voi, perché diciamo, se Salvini non avesse detto votate no, voi avreste votato sì tranquillamente, e poi ci sarebbe stato il processo. Ma in linea con la vostra la storia. La posizione del 5 Stelle è sempre stata una, ed è chiara. Quindi. Votare sì. Perché non fate votare sulla piattaforma Rousseau? È girata questa possibilità di far votare la base. Ma qualcuno è contrario? No, ma noi non abbiamo alcun problema a interagire con gli iscritti sulla piattaforma. Noi siamo sempre stati per la democrazia diretta e questo non ci spaventa minimamente. Non so se arriveremo a votare sulla piattaforma, ma insomma credo che sia una domanda, diciamo, la risposta a questa domanda è nella nostra storia. L'ha intristita per questo argomento un po'? No, non mi intristisce. A me quello che mi interessa è semplicemente fare in modo che i cittadini di questo paese abbiano una possibilità di sentirsi ancora vivi, di sentirsi ancora cittadini, di dargli i diritti che sono scritti nella Costituzione e che non vengono attuati. Però per fare, dobbiamo per fare questo dobbiamo agire e rimanere e al governo. E noi dobbiamo avere il paura di agire. Sì, ma non è che dobbiamo rimanere al governo a tutti i costi. Noi dobbiamo avere il coraggio, ma questo esprimo la mia posizione personale. Però se non c'ho i numeri. Noi dobbiamo avere il coraggio di fare quello che è giusto. Quello che è giusto è continuare la nostra azione di governo, che sono sicuro che è incisiva, che guarda al futuro, che guarda non al futuro da qui a 3 anni, ma da qui a 15 anni, perché stiamo lavorando alla progettazione di quello che deve essere l'indirizzo dell'Italia e anche il ruolo che l'Italia deve avere nell'Unione Europea, e su questo dobbiamo lavorare. E questa azione non può essere messa in discussione da una da un'azione che non è coerente con quello che abbiamo detto. Noi abbiamo detto che avremmo fatto le cose, quelle cose stiamo facendo, quindi non vedo alcuna sconnessione. Stiamo facendo quello che abbiamo detto che avremmo fatto. Ma qui secondo lei sarebbe un percorso giusto, cioè votare sì del governo e poi sia un nuovo governo di centrodestra? Ma perché deve cadere il governo? Cioè, non capisco perché volete dire... Perché Salvini, Salvini è sembrato un po' come dire votate, perché se votate non votate... Ma lei l'ha letta la lettera che ha scritto al Corriere, insomma... Sembrava dire votate contro il governo se votate no, questo sembrava... Perché quella decisione lui dice che l'hanno presa insieme, tra l'altro. Ma qual è il problema? Se è una decisione collegiale del governo, il problema non c'è. Cioè, il governo si assume la responsabilità nella sua interezza. Noi dobbiamo garantire alle persone che migrano il diritto ad essere tutelati da un punto di vista sanitario, tutti questi diritti non possono essere messi minimamente in discussione. Infatti è quello che stiamo facendo. Carlo Verdone, buongiorno! Carissimi, buongiorno a voi. Buongiorno Carlo. Il più grande attore, il più grande regista di tutti i tempi. Devi dire il più grande romanista di tutti i tempi. Infatti
quindi sei senza voce. Stamattina vorrebbe prendere a sedia e tirarla in testa a qualcuno. Vabbè, sei senza voce, Carlo. Hai gridato troppo ieri. No, lasciamo perdere. Allora, ho urlato contro ieri. Spieghiamo per i pochi che non lo sanno: ieri la Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia della Fiorentina perdendo 7-1. Sì, un punteggio che è ultra tennistico. Sì, non ecco. Ed è calcio. Ricordiamo sempre calcio. Ma però, perché quando perdete? Calcio 7-1, bel numero. Signor Verdone, ma perché quando perdete sempre 7-1? Perché avete già perso con il Manchester e con il Bayern 7-1. La Roma è la squadra dei treni persi ormai, c'è poco da fare. Forse i sette re di Roma, no? Non ci danno, no? Il 7 è un numero chiaramente molto sfortunato. Ma ti ha retto la pompa stavolta, Carlo? Che l'altra volta... Io ieri al terzo gol l'ho vista con estremo distacco, la partita. Della retina. Ho cominciato a chattare, cominciai ad arrivare dei Twitter ripetere. Con qualche collega che anche lui è un romanista come me. Al settimo gol mi sono alzato e sono andato su e mi sono messo a mangiare, non mi è fregato più niente. Ma dov'era vedere la partita? Eri a casa? Era a casa di amici, ma ognuno faceva una cosa diversa. C'è addirittura chi al quarto gol se n'è andato proprio. Ma chi c'era? Enrico Vanzina ha preso la macchina e se n'è andato. C'era anche andato proprio via. C'era anche non ci ha manco salutato. Ma c'era anche Venditti? No, non ero da Venditti. Meno male. Senta, ma e cosa ha mangiato dopo? Come meno male? No, nel senso, no, dico, meno male che non c'era, che ha sofferto. Cosa ha mangiato dopo per negare il dolore? No, devo dire che avevano preparato una cena straordinaria. C'era un risotto con riso. Risette o risotto? No, risotto. Con... oddio, come si dice? Risotto con i funghi? No, con i funghi, con le cose rosse, come si dice? Le rape, i pomodori, i peperoni. Radicchio. Dio mio. La sua età. C'avevo sulla punta della lingua. Allora, risotto con radicchio. Paccheri. Verdure. E quattro crostate diverse, portate da quattro amici differenti. Ognuno ha fatto una crostata. Una l'ha fatta al bidocche, una l'ha fatta alla marene, una l'ha fatta alle lisce. Alle pere non c'era? Le pere abbiamo prese noi. Alle sette pere, la crostata alle sette pere. Senta, signor Verdone, ma come si spiega questa debacle della Roma clamorosa? Lo fai sospirare. Allora, bisogna essere sinceri. Sì, io voglio bene a Eusebio Di Francesco, per carità di Dio, però c'è poco da fare. Qua non riesce praticamente a formare il gruppo, perché non può essere una squadra così bipolare che una partita rimane un attimo così a bocca aperta, dici, però oggi mica male, sono stati veramente precisi e tutto, e poi l'altra partita completamente assenti allora evidentemente c'è una spaccatura, perché solo un cretino direbbe tra nello spogliatoio, probabilmente tra giocatori giovani e giocatori un po' più anziani. Certo. Tant'è che ieri c'è stata, mi dicono, leggo, una litigata tra Dzeko e Cristante. È un po' una metafora della vita. Sì, vabbè, però... Nel libro di Michele Serra, se ricorda quello di... Non andremo avanti in nessun modo così. Bisogna cambiare l'allenatore, secondo lei? Beh, bisogna cambiare, insomma, qualcosa va cambiato adesso, non devo essere io a dirlo, ci penseranno, però bisogna cambiare qualcosa. Però le colpe partono da lontano, perché non è che improvvisamente una squadra diventa così, no. Le colpe partono da lontano quando ci fanno degli acquisti, tipo, Pastore, che non giocava mai nel Paris Saint-Germain. Beh, Pastore, ma chi è? Chi è un giocatore normale, Marcano, altro giocatore normalissimo. Coric, Biandà, ma chi abbiamo preso? Abbiamo dato via Strootman. I migliori giocatori. Se noi facciamo una formazione dei giocatori venduti, esce fuori una squadra, una delle prime tre squadre del mondo esce fuori. Abbiamo dato via anche Capioli. Capioli tanto tempo fa. No, Alisson, Al-Salah, Strootman. Strootman lasciamolo perdere. Cominciamo dalla Mela. La Mela era una da non vendere. Questo Pjanic, Adamo e Eva, l'abbiamo dato via. Pjanic era dava ordine al centrocampo. Certo. Ma è colpa di Pallotta, quindi, più che di Francesco? Ma probabilmente Pallotta, il problema è questo.
se non si sbrigano a dargli un ok sullo stadio, sì, questo presidente sarà sempre così, penserà alle plusvalenze, penserà alle cose, quindi alla fine dirà, ma non mi conviene, spegniamo il meno possibile. Ma quindi alla fine è colpa della Raggi, diciamo, facendo la sintesi proprio, no, nel senso, no, lo stadio della Raggi, è colpa della burocrazia, sì, perché in questa città non in questo paese non si riesce a fare niente, in questa città non si riesce a fare zero, sì, ci vuole soltanto il morto che cade dentro un cratere, uno che si rompe il femore, uno che sbatte la testa finisce in prima pagina, allora a quel punto si va a intervenire sulla buca, certo, o sulla cosa, ma non si fa nulla, ma fare uno stadio, ma che ci vuole fare uno stadio, ma forse uno dice di sì, 10 dicono di no, 3 dicono forse sì, però sì, dall'altro dice sì ma i collegamenti, allora, ma decidete un'area e fatela, perlomeno sopra questo presidente ha una motivazione senta, in più. Guardiamo al futuro, Paolo Sosa come allenatore per... Guardi, a questo punto va bene tutto. No, vabbè, ma non sia così. No, Sosa è una persona seria, però io non voglio andare contro di Francesco. No, neanche perché io è un amico, voglio... certo. Sì. No, ma insomma, ma è anche un uomo serio, sì, però non riesce, cioè, o mette subito, o col Milan vediamo una partita, dubito molto, classico, perché quelli c'hanno Piontek. Sì, vabbè, è appena arrivato Piontek. Sì, Piontek è appena arrivato, ha fatto subito 2 gol, improvvisamente il Milan si è trasformato, perché ha preso fiducia, quindi ha cominciato a giocare perfettamente in tutto, in difesa, centrocampo. Carlo, adesso ti facciamo dire anche una cosa che magari ti riconcilia con la vita. Come va la serie TV che stai scrivendo? Ah, quello sì, no... Come va, scusami? La serie TV che stai scrivendo? Beh, Geppi, la serie TV scatterà dopo che ho scritto la sceneggiatura di questo film. Faccio questo film, terminato il film, insieme con altri 2 sceneggiatori, andremo avanti, abbiamo già scritto una prima puntata, andremo avanti con la serie, però intanto adesso ci sarà questo film. Quando esce questo film, Carlo? Questo film, questo dipende dal produttore, quando esce non lo so, che del Napoli. Ti posso dire quando grosso modo inizierò, a fine maggio devo iniziare questo film. È bello, sì. È corale, ce la stiamo mettendo tutta, almeno il film è corale, a differenza della Roma che non è corale, No, noi siamo sceneggiatori molto compatti e cercherò di fare anche un cast molto compatto e affiatato, ecco, che si capisce al volo. Signor Verdone, insomma, la Roma è triste, però grazie a Dio c'è il PD. No, non volevo dire niente, niente, no, basta, non voglio intristirla. Come c'è il PD? No, non c'è più. No, scusi. È svanito come la Roma. Ma è peggio il PD o peggio la Roma? Non ho capito. È peggio il PD o peggio la Roma? Ma di parliamo di una cosa che non si sa se esiste, non esiste, io credo che non esista più. Dovranno ricreare un'altra formazione, secondo me, modo. C'è Calenda adesso che... Sì, vabbè, ma sono troppi galli nel pollaio, qua c'è un soggetto politico differente, forse probabilmente, perché sennò gli elettori non li riconquisti. Grazie a Carlo Verdone, c'è molto da lavorare. Il più grande attore e regista, ci sentiamo quando vuole. Ci sentiamo quando la Roma vincerà 7-1. Sì, è lunedì, allora va bene. Grazie. No, sa quando c'era 98 anni. Esatto, va bene. Arrivederci. Ciao, grazie. Carlo, buona giornata. Ciao. Umberto Smaila, buongiorno. Buongiorno, siete sicuri di avermi chiamato? Sì, il più grande attore italiano, musicista di tutti i tempi. Come sta, signor Smaila? Showman, Umberto Smaila. Visto che sentivo parlare in napoletano, potete andare qui da voi, senza problemi. Senta, signor Smaila, in studio con noi oggi c'è Andrea Cioffi, che è sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. L'ha mai sentito nominare? No. Sì, beh, io seguo un po' la politica. Ah, però, vede, signor Cioffi, lei conosce Smaila, sì. E come fai a non conoscere? Chi non conosce Smaila? Tra l'altro, signor Smaila, il signor Cioffi canta benissimo. Ah, davvero? Beh, canta la canzone napoletana. Dipende, che canzone napoletana canta, signor Reginella? Signor Cioffi, Reginella non si faccia sentire a signor Smaila così. No, vabbè, lui è Messi. Vabbè, ma così la giudica. Un apprendista stregone. Sì, vabbè, ma più o meno il suo cavallo di battaglia napoletano. No, non lo so, tu dici già Regine quando stive con mica non mangiava capane e ceras. Cantatela insieme, no? Calcio voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me.
ma non ci amiamo più, mai volto tu, distrattamente pienso. State ascoltando Bravo. Radio Kiss Kiss e voi state... Bravi, Umberto Smaila e il senatore Cioffi. Come le è sembrato, signor Smaila, il sottosegretario Cioffi? Molto intonato, un po' lento nella... Un po' lento. Signor... Ma molto intonato, cosa molto rara. Signor Cioffi, è lento, è intonato ma lento. Dipende, se vogliamo cantarla veloce. Ah, facciamola veloce, dai. Proviamola veloce, dai. Ci faccio vedere. Ma un solo secondo per capire com'è veloce. Vediamo se la sa fare veloce. No, facciamo quest'altra. Un'altra, vai. Io niente vero, tu pensi solamente a me. Cosa così dire, perché sennò niente. Come è stato? Dobbiamo sincronizzarci. Veloce o come è stato? Si è velocizzato un po', se sbaglia. Oh, vita! Oh, vita mia! Oh, coro! E chi su coro? Si sta o prima amore, o prima all'ultimo sarai per me. Salutiamo Matteo Salvini e senta, signor Smaila, lei tra l'altro, cosa ne pensa di questa nomina di Lino Banfi all'UNESCO? Ma io sono amico di Lino, per cui non posso che essere contento per lui, mi sembra una persona... Ma non so poi l'UNESCO di cosa si occupa, io so se, la cosa che sento di più reiteratamente è patrimonio dell'UNESCO, non so, la pizza è stata fatta patrimonio dell'UNESCO, si occupa un angolo di Verona è stata fatta patrimonio dell'UNESCO, certo. Non so di cosa si occupa esattamente l'UNESCO. Di individuare delle cose in qualche modo da salvaguardare. Allora, senta, ma perché Matteo Salvini ha detto che avrebbe preferito lei, lo sa, signor Smaila? Oltre a Calà e Pozzetto, ma ha fatto proprio il suo nome, ha detto che sarebbe stato meglio Calà, Pozzetto o te? Ma veramente si è dimenticato Albano, voglio dire. No, c'entra Albano, non c'entra. Gli ha portato un bottiglione di vino. Quello sì, ma a lei sarebbe piaciuto farlo. No, no. Che cosa? Io dell'UNESCO? Sì. Ah, no, io faccio il mio mestiere di intrattenitore musicale, attore, musicista. L'UNESCO. Non sono pronto ancora per le cariche politiche, magari esprimo dei concetti così come tutti oggi, c'è una grande diffusione di pensieri. Sì. Quindi l'UNESCO direi, possiamo dire come risposta, così, no? Magari, visto che conosco un po' il croato, potrei fare l'ambasciatore a Zagabria. C'è proprio l'ambasciatore italiano a Zagabria, proprio. L'ambasciatore italiano a Zagabria, visto che io sono bilingue, perché i miei genitori sono esuli fiumani, io quindi da bambino andavo in vacanza nella Jugoslavia di Tito e quindi ho imparato il croato. Certo. Una lingua che non mi serve a niente, allora magari potrei... Ma non sa cantare qualcosa in croato? Io e capucita, da lecco, craimura, tambo e se lo muoie, tiamo e gli ubbe muoia. State ascoltando Radio Zagabria e buongiorno. Senta, cosa ne pensa? Buongiorno Zagabria. Buongiorno Zagabria. Secondo lei Salvini dovrebbe essere processato o no per questa vicenda della nave Diciotti? Ma è importante il parere di un artista? Beh sì, certo. Perché oggi parlano... Non lo tutti, so, io parliamo penso noi. No, però, io penso di no, però insomma, ognuno dica quello che vuole. Ma e secondo il mio parere è no, non penso che dovrebbe essere processato. Mi risulta che sia stata una scelta collegiale. Oggi sono a Vigneto sul Corriere della Sera, dove ci sono 9 Maio in galera e 9 Salvini in galera. È una cosa talmente opinabile, talmente difficile da capire. Una cosa non ho capito, e nessun giornale lo scrive, cosa succederebbe nel caso lui fosse condannato? Beh, se fosse condannato in primo grado scatterebbe la legge Severino e il signor Cioffi dovrebbe dimettersi da ministro e quindi... Sembra una scelta molto grave, direi, no? Quindi sarebbe un problema che innescherebbe forse dei contraccolpi nella politica. Cosa dice lei? Certo, signor Cioffi, chiediamo al sottosegretario. Se il governo ci sono dei problemi. No, ma anche se dovesse dimettersi Salvini qualora dovesse condannato. Ma allora speriamo che questo non accada, anche perché io penso personalmente che ci sia una grossa diciamo posizione di contrasto nei confronti del governo attuale da parte dello status quo, delle banche e di quant'altro. Ma secondo lei perché sta avendo tutto questo successo Salvini? Salvini è stato successo perché si dà un grande affare, è molto energico, è giovane, scattante, si muove di qua e di là, cambia le magliette. Diciamo che ha questo, chiamiamolo populismo, sovranismo, come volete chiamarlo, un modo di esporsi in maniera molto energica, molto fattiva. Oggi è qua, domani è là. Penso che la pigrizia non faccia parte del suo modo di essere. Forse
lui in un giorno riesce a fare molte più cose di quello che facevano i suoi predecessori, quindi questa sua energia, questa grande voglia di fare, di poter essere presente anche a vedere il Milan, per dire, il per nostro dire. Milan sì, certo. Sì, che ti sta dando quante gioie di recente? Prego? Ti sta dando molte gioie di recente il Milan? Ma ieri sono andato allo stadio, l'altro ieri abbiamo battuto il Napoli, insomma. Mi piace Piontek, come le sembra? Ammazza, mi sembra veramente fortissimo. Che attaccante le ricorda del passato? Ah, ma siete proprio a 160 gradi. Sì, sì, no, a 420 gradi, guardi qua. Adesso c'è anche la domanda su Higuain, attenzione. Sì, sì, beh, no, ci dica chi le ricorda Piontek intanto. Ma oggi dicono che assomiglia un po' a Battistuta, ma insomma bisognerebbe vederlo. A me ricorda un po' Gigi Riva, Norda, svedese. Grenolite, ricordi? Cioè, beh, sì, no, se ciofica c'è un po' in là con gli anni. Ma ti piace di più di Higuain, Umberto? Higuain le butta a mare, perché ieri Sarri ha beccato quattro pere sì, da una squadretta inglese. Sì. E devo dire, personalmente sono molto amico di Carlo Ancelotti, quindi un po' mi dispiace, diciamo, che sono un po' combattuto Napoli, in questa mia dicotomia, perché insomma Carlo è un grande, è stato anche un grande giocatore del Milan, e so che dentro di sé è un tifoso milanista. Vabbè, senta, parlando di dicotomia, ritornando indietro, ma anche lei si sente come Salvini un po' sovranista? Non so che cosa voglio dire, per cui... Aspetti, glielo facciamo spiegare dal sottosegretario dello sviluppo economico Cioffi, lei che è sottosegretario, sì. Cos'è sovranista? Quando tu pensi che, diciamo, il tuo paese sia baricentrico, quando tu pensi che la sovranità del tuo paese, così è l'accezione sulla quale si sta ragionando, la sovranità del tuo paese sia più importante dell'interazione con gli altri paesi. Cioè, una prima, cosa gli, italiani, si prima chiamava, gli italiani? Prima gli italiani, no. Detta così, diciamo, è un po' sintetico. Non è troppo sintetico. Invece è Trump, America first. Esatto, non deve essere quello. Deve essere semplicemente ribadire la capacità del paese Italia di essere potente faro all'interno dell'Unione. Certo, ma qui ha capito, se smaila. Dobbiamo solo credere in noi stessi, dai. Sì. Questo è, credere in noi stessi. Voglio dire solo questo. Se vuol dire essere, diciamo, molto critico nei confronti dell'asse Merkel e Macron, allora in questo caso lo sono sicuramente, perché quei due lì si fanno i loro affaracci. Non le piace la Merkel e Macron? Ma la Germania ha perso due guerre, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Ne è uscita indenne, avevano il muro di Berlino, l'abbiamo buttato giù e adesso comandano di nuovo. Quindi diciamo che hanno proprio nel loro DNA la voglia di comandare. Macron è figlio delle banche di Bruxelles e del sistema della SME, come si chiama quella Svizzera lì, la Magrolona? La Svizzera? Chi è la Svizzera? È la Catherine Lagarde. Lagarde, no. Ho letto sul libro di Svizzera. Ha letto sul libro di sul libro di Alan Friedman. Friedman. Sembra un quiz oggi, però. Ho letto che ne ha combinate di cotte e di crude, arraffato, rubato di più. Salutiamo gli avvocati del signor Lagarde e anche il Fondo Monetario. Era una battuta di cabaret, ovviamente. Ma le piace di più Di Maio o Salvini, signor Smaila? Di Maio o Salvini? No, Salvini mi piace di più. Quindi, cioè, ha votato, ma sì, abbiamo delle comunità, delle comunità europee. No. Delle cose in comune. Abbiamo dei parallelismi, ha fatto il classico, è del Milan. Sì, vabbè, quelle però sono le caratteristiche. Politicamente le piace anche con i migranti, come si comporta. Ma i migranti lui dice che non vuole clandestini, se per quello io ho una famiglia di marocchini a casa mia che lavorano in maniera meravigliosa e non glielo dica Salvini. Sono delle persone straordinarie. Quando vado a Sharm el Sheikh ho tutti i miei amici egiziani, italiani non sono razzisti, noi non siamo razzisti. Senta, ma non siamo mai stati. Lei era anche amico del presidente Berlusconi. Secondo te fa bene ricandidarsi alle europee? È un po' che non lo vedo, Silvio. Ho visto il Paolo la partita l'altro giorno. Paolo Berlusconi, il fratello. Sì, bravo. Sa che Berlusconi ha detto di recente che una volta, ai tempi belli, erano 6 per notte, adesso dopo 3 si addormenta? Beh, non gli è mai cacciato la voglia di far ridere. No, certo, questo è certo. Sì, no, in questo senso dico che la risata è assicurata. Era una bella battuta. Si smaila, ma tornate insieme con i gatti di Vicolo Miracoli? No, Miracolo. Beh, se si trovano insieme i soldi per pagarci tutti e quattro, sì. Ah no, quindi è impossibile. Ma ti piacerebbe a te, Umberto?
Io non lo trascurerei affatto, perché sarebbe una bella andare assieme. Certo, piuttosto che in teatro mi piacerebbe rifare magari una fiction, un film, qualcosa in televisione, perché penso che sia molto più attuale come modo di Ma magari si può cominciare in teatro e poi portarla al cinema. Bravo, dai, allora dai, datemi una mano voi a rimettere insieme. Aspetti, signor Smaila, signor Cioffi, lei che dello sviluppo economico, avete un po' di soldi al Ministero per finanziare... Far tornare insieme i gatti dei Vicolo Miracoli. Che quello è uno sviluppo economico. È di competenza del reparto cultura, direi. Di Bonisoli. Forse col ministro Bonisoli lo conosce, signor Smaila? Ma di vista, però voglio dire, con tutti i problemi della recessione non penso che ci siano tanti soldi in giro per finanziare. Ha ragione. E salutiamoci con una canzone, l'ultima canzone. Cosa cantiamo per salutarci, signor Cioffi, signor Smaila? Scegli Smaila. Tu, scegli tu, Umberto. Scelga lei, signor Smaila, le viene dietro Cioffi. Ma Smaila è così, Ho capito, ma sei tu che sei il fedele. Guardate. Tanto per far capire quanto gli italiani siano veramente poco razzisti, ma veramente assolutamente non razzisti. Ricordatevi cosa diceva: è nato un creatura, è nato Niro, è un mammo che ama Ciro, sì signore che ama Ciro. Chi tocchiamo Cicciantuono, che tocchiamo Beppe Ciro, chi lunato, nira come che, e signorina capodichina, va all'amore con marocchina, marocchina se volta l'altra, signorina che passa, yam. Che meraviglia, Umberto Smaila, il più grande showman di tutti i tempi, arrivederci, ci saluti i gatti, miau, ciao, arrivederci. Senta, qualcuno dice, ma quei soldi cattivi sono i comunisti, che siete il governo del cambiamento perché avete cambiato idea su tutto, no? Sull'Ilva, sul Terzo Valico, sulla TAP, ce la farete cambiare anche sulla TAP? Il nostro obiettivo è cercare di fare quello che abbiamo detto. Purtroppo ci sono delle cose che ti trovi in corsa e queste cose qua le devi gestire, L'Ilva, cercando di fare il massimo. L'Ilva c'era un contratto firmato, ragazzi. Abbiamo provato a lavorare. I leghisti hanno detto che hanno presentato un dossier che si dice che si perderebbero 24 miliardi a non fare la TAV. Questa è una cosa sulla quale abbiamo detto che dobbiamo fare nel contratto. C'è scritto che va rivista quella cosa, fare l'analisi costa-benefici fatta per bene. L'hanno fatta però loro, ci sono l'analisi costa-benefici la fanno i tecnici. Sono ingegnere. Allora ne hanno fatta una della Lega dicendo che si perdono 24 miliardi. Bisogna vedere i dati. Ci faccio vedere questi dati. Ha detto Toninelli che sono fatti un po' così, queste... Infatti, io sono molto appassionato di analisi costi-benefici. Ribadisco, avendo fatto per tantissimi anni i lavori pubblici, queste cose le so fare anche per lavoro, e sono convinto, ma lo vedremo dai dati, che l'analisi costi-benefici produce un impatto negativo rispetto agli danni. Considerate che il famoso traforo produce una riduzione dei tempi di trasporto di 20 minuti, solo merci. Quindi prendiamo un pomodoro milanese, lo portiamo a Lione risparmiando 20 minuti. Stiamo parlando di questo. Quindi si farà o no la TAV? Leggiamo i risultati, io ribadisco il mio pensiero personale. Io penso che quella cosa non sia economicamente sostenibile. Vogliamo parlare di soldi? No. Parliamo di soldi.